as possible, and at the very last moment, have my Campari drink and make a toast to life. Dice, beh sì, che cosa faresti? La domanda era se veramente sapessi che è la fine, no? E Emil ha detto, sicuramente cercherei di passare più tempo con la mia famiglia e poi a quel punto alzare un bicchiere di Campari e fare un brindisi alla vita. Infatti c'è un'altra cosa che poi non ho tradotto, sono dette tante cose, però quando Dimitri diceva, era bellissima questa idea, no? Di vivere anche, cioè avevamo questo spirito di vivere ogni momento per quello che era, perché poi al di là della fine del mondo è importante poi vivere ogni momento come se fosse. Prego. Monica del Toronto Humanica, dopo il calendario dell'anno scorso, no? Con il primo uomo Campari, Benicio del Toro, e anche una sorta di impegno di Campari nei confronti, insomma, delle tematiche dell'ambiente che traspaiono sempre. Cioè, cosa segna? Un voltare pagina, un'alternanza intanto tra uomo e donna, vedremo ancora degli altri uomini prossimamente, e poi appunto come mai la necessità anche di esprimere qualcosa di più profondo oltre alla bellezza di queste cose? Sono in inglese o in italiano? In English. Well, you know, frankly, every year we start from scratch and we don't have the strategic plan the next 15 years. This year we're going to do a man, next year we're going to do this, then we're going to do something for fun. It is much more we let ourselves be inspired by what is happening around us. You know, we live in this world like everybody else, our feet are on the ground, and we try to come up with something which fits very well to the essence of the brand. And God knows that with a brand essence of passion, obviously what very fertile territory there. And on the other hand, you know, we also have very creative partners there who come with some excellent concepts, and very often it's really an embarrassment of riches, which one do we go with? You know, the one privilege, or probably the most fun privilege I have as a CEO of the company is actually choosing the concept of the calendar. Being an ex-marketeer, the desire to do something with marketing is always there. I'm trying to be disciplined, not get involved in other things. When it comes to the calendar, I like to get involved because it's fun. And this year it was really very immediate. Sì, certo, dalla risposta si capisce la domanda. I mean, I'm sure that for the people speaking English, I mean, from the answer, I mean, you can understand the question. I mean, the main difference between last year and this year. But actually, yes, I have to translate in Italian, scusate, stavo ripetendo la stessa cosa in inglese, ok. Quindi in realtà dice non è che ci mettiamo lì a tavolino, cerchiamo anche di prendere ispirazione, giusto, da quello che comunque il mondo ci propone, e il mio ruolo mi consente di prendere la decisione su che cosa fare quest'anno, e questa cosa per me è stata anche molto creativa perché era un soggetto in qualche modo che rappresentava una sfida, perché parliamoci chiaramente, cioè il soggetto di questo calendario diventa, I mean, the subject of this calendar, it's a great challenge because it depends the way you face it. Quindi diceva Bob, mi diverto a fare questo perché è una grandissima opportunità, anche per, come dire, mettere in moto tutta quanta la creatività, e personalmente credo che ci siamo riusciti molto bene, ma al di là del mio giudizio. Any other